Questo programma è offerto da Gillette Gioielli, Corso Vittorio Emanuele, Foggia. Erika Auto, strada statale 16, chilometro 678-850, Foggia. Sud Revisioni, via Batti 1, Foggia. Divella, passione mediterranea. Coffee Shop, via Rosati 10, Foggia. Auto di Carlo, la città delle automobili. Anni 50, ristorante pizzeria. Astra Servizi. Da Dario, blindati su misura. Legno Service, perché e biocamini. Carni Affini Gourmet e Hamburgeria Gourmet a Foggia. Da Euronics più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti. Buonasera, 21 e 6 minuti in diretta dallo studio 1 di Foggia TV, parte la puntata numero 25 di Zafò. Il Foggia ha vinto ancora, è in continua crescita, ma il campionato si riapre, vedremo insieme i risultati, e diventa sempre più avvincente. Parleremo di questo e di altro con i nostri ospiti in diretta sul canale 99 del Digitale Terrestre a copertura regionale, ma anche sulla pagina Facebook di Foggia TV. Non c'è Armando Borrelli, che salutiamo, presto tornerà con noi, ma abbiamo saldamente sulla nostra poltrona, poltroncina, sedia, chiamiamola, il nostro match analyst preferito, che è Piero Colangelo. Ciao, buonasera, Piero, buonasera. Comodo Stefano? Stefano Bucci, come ciao, al solito al suo posto. Tutti. Buonasera. Ritrovo con piacere Michele Ruggiero, buonasera Michele. Il piacere è reciproco. Davvero? Fino a un certo punto. Infatti, mi sembrava stavi esagerando un po'. Per la prima volta a Zafò il dottor Fabio Spadaccino, commercialista ma grande tifoso del Foggia, ma non solo, è stato anche dirigente di calcio, dirigente di basket, segui ancora il basket immagino. A San Severo quest'anno le cose stanno andando molto bene, non fa niente che le ultime partite purtroppo sono usciti sconfitti, ma la stagione è importante. È positiva. Poi magari faremo un accenno anche al basket di San Severo. E siccome anche questo lunedì diventa quasi un venerdì, quindi il venerdì da queste parti c'è solo Foggia, c'è un esponente, il capo di Solo Foggia, Giovanni Vigilante. Adesso chiaramente sì, ti sei inimicato Alberto Mangano, anche Mimmattini avrà da ridire, figurati, su questa affermazione. Quello che conduce è Giovanni Vigilante. Ti ringrazio, fra conduttori, un po' di stima reciproca, di solidarietà. E allora, vediamo subito la prima pagina di questa puntata, tutto Zafò, che titola Giochi riaperti, perché
come dicevo in apertura, effettivamente il campionato adesso diventa più avvincente. Perché? Perché il Bari perde, il Catanzaro si fa sotto, nel senso che cioè, avanza, potrebbe capire altro, e adesso davvero ci sono pochi punti di differenza, soltanto 4, e il calendario fra un po' prevede proprio lo scontro a Catanzaro, ma guardando il calendario le ultime 3 partite del calendario per il Bari sono davvero proibitive, quindi sembrava tutto chiuso, invece tutto invece riaperto. Andiamo a vedere che cosa è successo nel weekend, nel girone C della Serie C. Come vedete, Catania Virtus Francavilla 1-0, Monterosi Tuscia che vince a Pagani 3-0. Poi vorrei chiedere qualcosa su questa partita a Michele Ruggero. Palermo Turris 5-0, AZ Picerno Juve Stabia 1-0, Taranto Catanzaro 0-1. Il ACR Messina batte Potenza 2-0, l'Avellino batte la Fidelis Sandria 2-0. Ecco il risultato a sorpresa: il Campobasso vince a Bari 3-2, continua il momento magico del Latino che batte la Vibonese 3-2, e poi importante risultato del Foggia a Monopoli che vince 1-0. Quindi, come vedete, la nuova classifica vede il Bari soltanto 4 punti di vantaggio sul Catanzaro, il Foggia resta saldamente nella zona playoff. E allora, caro Michele, campionato a questo punto possiamo dire che è riaperto. Il Catanzaro tra l'altro viene da un momento positivo, ha fatto molto bene nel mercato di riparazione, e il Bari invece c'è qualcosa che si è inceppato. Allora, io andrei a rivederci qualche registrazione di questa trasmissione di qualche mese fa, nella quale quando tutti dicevano che il Bari ormai era già in Serie B, qualcuno sottolineò che qualche precedente c'era negli anni passati, dove l'Alessandria, è stata citata come esempio, si era bruciato un campionato dopo che sembrava che avesse fatto veramente il deserto. Qui c'è un aggravante che a questo punto l'aspetto mentale, che sta cominciando a venire meno, è diventato determinante, perché non è soltanto l'episodio, anche se ripetuto, della sconfitta in casa, della qualità del gioco che comincia a latitare un attimino affidandosi soltanto alle iniziative personali, individuali da parte dei giocatori in campo, ma c'è un problema che è di ambiente e quasi sicuramente un problema anche abbastanza importante all'interno della società stessa, della parte dirigenziale, che condiziona pesantemente adesso la testa degli primi attori, a partire dall'allenatore, che è già abbastanza sulla graticola in questo momento. E il problema rischia, nasce forse sull'esonero diretto in questo momento, proprio no, ma se dovesse succederci ancora qualche altro passo falso, probabilmente qualche discussione, anche se è già stata fatta, verrà a galla in maniera pubblica. Il vero problema è che stanno venendo da 2 annate precedenti dove sono partiti in quarta con dichiarazioni anche avventate di ambizione di promozione diretta, e questo non è avvenuto. Quest'anno è successa la stessa cosa, con l'aggravante di aver raggranellato un vantaggio importante che nel giro di pochissime giornate è stato rosicchiato. Ma io sottolineo un dettaglio che, senza entrare nello specifico dell'attività del Bari, di Polito, della proprietà, ma a Catanzaro ci stanno vecchi lupi di mare. Vedi che Alfio Pelliccioni, il direttore sportivo del Catanzaro, io lo conosco molto bene, è l'artefice, è una persona, l'antipersonaggio. Non lo vedi mai fare una dichiarazione, non lo vedi mai in pubblico, sta sempre sul campo e nel suo ufficio a lavorare. Portogruaro, che nessuno avrebbe mai accreditato per una squadra ambiziosa ad arrivare in Serie B, chi lo ha portato in Serie B è stato Alfio Pelliccioni. E ora si sta cominciando a ripetere anche in quel di Catanzaro, che ha delle ambizioni invece dichiarate a voler salire di categoria. Quindi adesso si stanno innescando tutta una serie di meccanismi, con il contorno finale, la ciliegina sulla torta, determinata dal fatto che è un campionato, sorprendentemente, che si è improvvisamente livellato. Nel senso che anche le squadre
di bassa collocazione in classifica, non voglio più usare il termine di basso profilo, perché una squadra che ti va a vincere in casa della capolista da terz'ultima o da penultima in classifica non la qualifico più come squadra di basso profilo, ma diciamo che il campionato si è livellato, quindi chiunque veramente, non sulle frasi che normalmente frasi fatte che vengono presentate, campionato, ma in questo momento chiunque può vincere contro chiunque e tutti possono perdere contro chiunque. Questo apre degli scenari imprevedibili che possono portare a degli sviluppi anche clamorosi. Vero, vero. Ma Matarrese ha consigliato lei di mandarli tutti in ritiro a Bari? Chiaro, ce la siamo fatta. Ho detto, lei ancora consiglia un po'? Mo' arriva la perturbazione, abbiamo un altro turno di campionato, poi Bari è sempre una bella città, che quindi, offre tanto, e quindi togliamogli tutto. Ecco, e quindi le tentazioni, togliamo le tentazioni. Questa è una cosa, ma devi sapere che anche i tempi miei, anche mio fratello, accadevano queste cose qui, noi non abbiamo vinto addirittura per quasi un intero campionato, quindi non, noi siamo esperti in tal senso, però al di là di questo, insomma, c'è da dire che possono capitare, questi sono aspetti, perché il Bari in questo momento, noi, dico noi perché anche se non sono più il proprietario, siamo in testa alla classifica dall'inizio del campionato, abbiamo sempre questi 4 punti, che semmai in altri tempi 4 punti possono essere importanti, però quando 4 punti provengono da 10 punti, da 11, da 8, da 9, c'è lo scontro diretto a Catanzaro all'inizio di marzo, allora la corsa diventa più complicata. Il 13 marzo c'è Catanzaro-Bari alla 12ª giornata. Fabio Spadaccino, che idea ti sei fatto? Poi parliamo del Foggia nella seconda parte, di questo campionato. Allora, per me, almeno per ciò che riguarda il girone di ritorno, si è molto livellato. Io penserei anche a un rientro da parte dell'Avellino per il primo posto. Perché col cambio di allenatore, con l'arrivo dei Gautieri, secondo me potrebbe sistemare un po' l'ambiente, perché il vecchio allenatore, diciamo, aveva creato molto malcontento all'interno della piazza. Poi anche sul piano del gioco, poi Braglia non è che sia proprio... Mentre Gautieri con un 4-3-3 penso che possa... Scusami, avere... ma Boscaglia è stato vicino questa volta, quest'anno non riesci a piazzare, cioè non si riesce a piazzare Boscaglia. Chi lo sa? Ancora c'è, sì. Non è che girone settentrionale, Pavanel, salta? Più di una direzione si potrebbe aprire in qualunque momento, come potrebbe rimanere tutto tranquillo, lo sai. Pavanelli sta per saltare, anche è saltato proprio. Che ci sia Oddo. Parlano di Oddo, però parlano anche di qualcun altro, ma lascia stare, comunque sia ad Avellino sì c'è stato un abboccamento, ma non solo, anche in Serie B. Lo davano per via. Scusa Fabio. No, avevo terminato, in sostanza io mi aspetto anche il rientro dell'Avellino. Giovanni? Sì, ci sono due dati statistici da considerare. Il primo è che è stata una giornata dove solo 2 partite sono terminate con entrambe le squadre in gol, tra l'altro in recupero, perché erano 3-0 abbondanti per tre quarti della gara, sia quella di Bari con il vantaggio del Campobasso, sia quella della Vibonese che ha perso 3-2, che ha solo recuperato a Pagani è rimasto 3-0 e non è andato chissà perché. Ecco, io su quello non spingerei molto sull'esonero dell'allenatore della Paganese, perché aspetterei il 13 marzo, farlo venire a Foggia e poi possono fare quello che vogliono. Io chissà perché mi sento un po', non so, quando si parla della Paganese c'è qualcosa che mi... Volto, però so se notate la classifica a proposito di Paganese, vedete che ormai si è fatto un vero solco di 7 punti fra l'ultima squadra dei play-out e quella che la precede, che è proprio il Campobasso. 7 punti, questi possono significare tanto come possono significare poco, nel senso che le squadre che stanno ormai nella zona, vediamo
color ciliegia della classifica, potrebbero già rassegnarsi a giocare i play-out e quindi tirare i remi in barca, potrebbero, ho detto. Mentre potrebbero cercare di raggiungere e quindi di modificare ancora di più le forze in campo in questo campionato che si stravolgono, vediamo ormai, di domenica in domenica, con esploa da parte di squadre che stanno sotto. Ci sono delle squadre sorprendenti che stanno facendo dei filotti eccezionali, guarda il Latina, il Picerno non filotti ma comunque si sta riprendendo, così come al contrario della Turs, vedremo, parleremo dopo, che 5 sconfitte consecutive l'ha fatta ripiombare quasi fuori dai play-off, che sembrava impensabile per una squadra che aveva dimostrato di praticare anche un buon calcio. Quindi questi periodi, soprattutto se sono lunghi, poi incidono molto sulla classifica e vediamo poi stravolgere gli equilibri che sembravano abbastanza certi alla fine del girone. Alla fine è stato premiato la continuità di allenatore, perché nonostante un girone d'andata pessimo hanno mantenuto l'allenatore e poi i risultati si parli della Latina. Della Latina, sì. Certo. Poteva essere un passo falso l'eventuale pareggio della Vibonese, era 3-0, poi la Vibonese forse il Latina si è riposato, visto anche che il susseguirsi di appuntamenti che ci sono stati in questo febbraio. Quello è anche importante, perché questi filotti, come dicevi tu, sono proprio dovuti, secondo me, a organici più o meno ricchi. Perché in un periodo così ristretto, dove ci sono tante partite, la squadra non organizzata incomincia a perdere colpi. Certo. Oh, possiamo dire che, in poche parole, in questo campionato è stato forse sempre livellato dall'inizio, eccezion fatto per il Bari, che era destinato a fare il campionato che ha fatto la Ternana. Certo. E che adesso, o la Vibonese giù in fondo. O la Vibonese, e che invece adesso ci si ritrova tutti quanti appassionatamente a giocarcelo? Certo. Tutti. Secondo me sta incidendo, vero Michele, anche questa situazione strana di dover recuperare tante partite tutte in uno stretto. Quello sicuramente, diciamo, ha avuto anche il suo bravo peso. Ci sono una serie di condizioni, a volte, come dire, anche quel pizzico di fortuna di poter disporre di giocatori. Ci sono no? Tante variabili. È un campionato strano, imprevedibile, abbiamo detto prima, sorprendente sotto tanti aspetti, ma è evidente che nel momento in cui partite ravvicinate, la settimana tipo non la puoi più organizzare in maniera costante, gli organici che sono perennemente in discussione, vuoi per infortuni, vuoi per squalifiche, che vuoi per la pandemia, chiaramente si perdono i punti di riferimento anche strutturali, anche organizzativi, anche ritmici, che hanno un peso e incidono notevolmente su quello che è il rendimento non solo degli individui dal punto di vista singolo, ma anche dal punto di vista del collettivo, perché vengono a essere squilibrati costantemente. Nonostante ci sia la possibilità di poter integrare, in ogni caso questi ricambi continui portano a degli scollamenti negli automatismi. Però poi, questo può valere per quasi tutte. No, tutti. Però il Bari per le squadre più organizzate. Il problema poi del Bari l'abbiamo evidenziato prima, è un fatto adesso di carattere mentale, perché poi quando entri in paura, ma certo, lo spogliatoio diventa un luogo dove entrarci diventa pericoloso. Quando le rose sono così ricche, ci sono praticamente troppi 16-18 titolari. Sì, ma poi immaginatevi i giocatori del Bari che devono entrare in campo adesso che è arrivato anche il pubblico al San Nicola, e con questa pressione che hanno sulle spalle anche il passaggio in appoggio a 3 metri diventa complicato. Sai, poi gli avversari ti arrivano e si vengono a giocare la loro partita, che è la partita di maggiore evidenza della stagione, e quindi giocano veramente in maniera veemente le gare, e se poco poco riescono ad andare in vantaggio diventa una montagna da scalare. E poi io ci aggiungerei che sta andando bene la squadra che nel periodo in cui è stato fermo il campionato ha saputo prepararsi meglio fisicamente, e credo che il Foggia sia
tra quelle che per fortuna, almeno dal punto di vista fisico, l'ha dimostrato anche a Monopoli, insomma fino all'ultimo è riuscito a tenere il campo e anche bene. E allora noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario, anche perché con Piero dobbiamo andarci a prendere subito un buon caffè, perché questa settimana parliamo, immagino, di portieri, perché la scoperta dal Masso ci porta indietro nel tempo a qualche portiere zemaniano. Sì, ma questo fatto restate con noi, che deve prendersi il caffè per parlare caffè. Del portiere, per qualunque scusa, andiamo a parlare del portiere, andiamo a parlare dei tempi che furono. Perché non parlate qua? Parlate qua, il caffè ve lo prendete solo voi, solo voi, e noi invece qua dobbiamo guardare. Lo portiamo anche a lei un caffè, va bene? È frutto di un nostro accordo. No, parlate del portiere, vai, col caffè, e noi guardiamo, dai. Carni Affini Gourmet e Hamburgeria Gourmet a Foggia. Auto di Carlo, la città delle automobili. Legno Service da oltre 20 anni è al servizio del pubblico e del privato. Grazie all'esperienza maturata nel corso di 4 generazioni nel settore del legno e alla crescente professionalità, ricerchiamo e selezioniamo i migliori produttori di parquet e laminati unitamente ai posatori più abili. Da 5 anni nel nostro showroom abbiamo inserito i biocamini, una rivoluzione tecnologica che consente l'installazione del camino in ogni appartamento poiché non necessita di canna fumaria. Legno Service è in costante ascesa grazie all'aggiornamento del personale e dalla continua ricerca dei migliori biocamini in commercio e dei parquet col miglior rapporto qualità-prezzo. Legno Service è a Foggia, in via Cariglia, di fianco all'Eurospin di Corso del Mezzogiorno. Telefono 0881 17 80 461. Da Euronics più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti. Eccoci qua in via Rosati 10 davanti a Coffee Shop per parlare delle vecchie Zemallandia. Come avevamo anticipato prima, parliamo del ruolo del portiere, vista la sorpresa di Dal Masso con queste due prestazioni all'altezza della situazione, in maniera imprevedibile, almeno per chi non lo conosceva. Ma penso che abbia sorpreso un po' tutti, perché questo ragazzo veniva dall'Eccellenza, dalla Serie D, con l'Aquila, e sicuramente ha dato una dimostrazione che anche nelle serie inferiori si possono trovare dei talenti. Comunque, tornando a Mancini, Mancini ha modificato, diciamo, l'interpretazione di quello che è il ruolo del portiere, quel portiere che all'epoca, 30 anni fa, rimaneva fuori dai pali. Qui vediamo uscire con grande coraggio sugli attaccanti, qui addirittura c'è il suo omonimo Roberto Mancini, lui riesce ad ipnotizzarlo.
come vedete no, il suo stile non era proprio perfetto, non era proprio da manuale del calcio, però arrivava sempre su tutti i palloni, era molto reattivo perché aveva una muscolatura estremamente forte e reattiva, un po' diverso morfologicamente da quello che è Dalmaso, quindi un paragone penso si possa fare, ma fino a un certo punto. Era molto coraggioso nelle uscite, andava tranquillamente, andava con coraggio sui piedi dell'avversario, qui come vediamo un'uscita non proprio tecnicamente perfetta, però era sempre efficace, salvava situazioni veramente pericolose. E poi è stato uno dei primi portieri nel panorama calcistico nazionale ad uscire così tanto fuori, dalla praticamente nei giochi, negli schemi di Zeman, il portiere rappresenta un libero aggiunto. Diceva sempre di ispirarsi ad Iguita. Ad Iguita, infatti lo vediamo qui, praticamente va sulla linea dei difensori a respingere una palla. Qui riesce ad ipnotizzare anche addirittura Baggio. Cioè era un portiere per il gioco di Zeman ideale, perché appunto oltre a parare, a sbrogliare situazioni difficili di uno contro uno, perché spesso la difesa veniva saltata, lui riusciva a trovare il coraggio per poter poi controbattere l'attaccante che si trovava di fronte. E comunque era bravo con i piedi, perché era anche molto veloce nel ripartire, nel senso che lui non aspettava tanto che la squadra avversaria si riposizionasse, e cercava di sorprendere l'avversario utilizzando, anche facendo leva sulla velocità degli attaccanti foggiani, in particolare di Signori. Spesso il rilancio veloce favoriva spesso qualche azione pericolosa. Sì, poi magari tornando nel nostro studio ci dirai qualcosa di più di Dalmaso. Certo, noi intanto vi consigliamo di fare visita al coffee shop per i vostri acquisti, per un ottimo caffè sia in cialda che in capsula. Ci vediamo di nuovo nello studio. Buon caffè a tutti. Bello poter bere un ottimo caffè come al bar, restando comodamente a casa o in ufficio. Grazie a Coffee Shop questo è possibile, e anche con un grande risparmio. Coffee Shop vende capsule, cialde e altre sfiziosità per ogni sistema, garantendo marchi di assoluta qualità come Lavazza, Borbone, Moreno, Lollo e il marchio personalizzato Coffee Shop, anche con consegna a domicilio. Coffee Shop inoltre si occupa di riparazione e assistenza per tutte le macchine da caffè, e per le aziende offre anche la soluzione in comodato d'uso. Coffee Shop si trova a Foggia in via Giuseppe Rosati 10, nei pressi del mercato Rosati. Con Coffee Shop unisci il piacere del caffè al piacere del risparmio. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta allo studio 1 di Foggia TV, continua la puntata numero 25, la Gazzetta di Zafò ci introduce all'argomento Foggia. Qui era facile, insomma, giocando a Monopoli, Parco della Vittoria, un titolo che avevamo già fatto in qualche altra circostanza. Una vittoria importante in casa della squadra che aveva subito meno gol in casa, e il Foggia è riuscito con un gol, ma poteva assolutamente farne altri. Poi sentiremo Zeman lamentarsi di questo nel dopo partita. Andiamo a vedere intanto come hanno giudicato la prestazione dei rossoneri sul sito calciofoggia.it, il nostro pagellone, che praticamente non è altro che un insieme di voti da parte dei tifosi attraverso il sito calciofoggia.it, e qui credo che sia Dalmaso al primo posto in maniera indiscutibile. E ricordiamo che a fine campionato Gillette Gioielli premierà il primo della classifica del top rossonero, la media voto di tutta la stagione al primo classificato con uno splendido orologio. Facciamo come al solito il parallelo con il super pagellone, in questo caso invece si tratta della media voto di tre quotidiani: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Gazzetta del Mezzogiorno. Dalmaso anche qui 7,17 è al primo posto della classifica. Insomma, è piaciuto un po' a tutti, sia agli addetti ai lavori che ai tifosi, la prestazione di questo portierino argentino. Possiamo fare i complimenti? Perché poi alla fine si parla poco, ma il grande lavoro che sta facendo Domenico Botticella. Come no, perché lo salutiamo. Noi abbiamo veramente tre portieri che stanno, all'inizio nessuno li conosceva quando sono arrivati, insomma, non c'erano proprio giudizi lusinghieri, abbiamo scoperto un grande Alastra, abbiamo scoperto un grande Volpe, abbiamo scoperto un grande Dalmaso, quindi a Cipicchia grandissimo il lavoro che sta facendo Domenico Botticella. Poi bisogna ricordare che pure Cangelosi è del mestiere, quindi Cangelosi è anche del mestiere, perché
Sì, è l'allenatore in seconda, però è stato un portiere, quindi non... Per quanto sia una squadra offensiva il Foggia, ma ricordiamo che il vice di Zeman è un portiere. Come spesso capita nella vita, Fabio, bisogna aspettare le disgrazie di qualcuno per poter emergere. Nel caso di Dalmasso ha dovuto aspettare gli infortuni di altri due portieri per mettersi in evidenza, no? Sì, perché lui nelle gerarchie partiva come terzo portiere. Ora forse avrà scalato qualche posizione, però è un portiere giovane, sa usare benissimo i piedi. E per la prima volta in campionato, durante la partita col Monopoli, ho visto la ripartenza veloce in attacco. Infatti abbiamo fatto due o tre azioni molto pericolose, soprattutto nel primo tempo. Ricordiamo che già col Palermo era stato lui a fare l'assist per Curcio, e poi a sua volta ha fatto l'assist per Merola e ha consigliato al Foggia di segnare. E considerando anche l'altezza. Ti do un riferimento storico, sì. Vedi che senso, con le dovute proporzioni ovviamente, sì. Ma facendogli un in bocca al lupo in questo senso, vedi che Buffon è diventato titolare in Serie A nel Parma da terzo portiere per via di infortuni. Vero. Anche se era diciottenne, però mi pare. Sì, vabbè, però dai, stiamo parlando di Serie A. 18-17. Stiamo parlando di Serie A nel Parma, nel Parma che poi doveva vincere la Coppa UEFA. Certo. E lo stesso è successo anche in nazionale. Quindi ha un precedente, cioè un illustre precedente. E poi considerando anche l'altezza, perché insomma solitamente sentiamo l'analisi. Quello che volevo aggiungere a quello che giustamente diceva Michele è che comunque è un ragazzo che non ha avuto una scuola alle spalle, cioè questo viene dall'Argentina, è venuto da due anni in Italia, quindi non ha fatto quella preparazione. Quindi tutte doti naturali. Forse quindi, proprio quest'anno, con Botticella ha cominciato magari, certo, a migliorare la tecnica. Sì. Come ha detto lo stesso Zema, sta facendo progressi continui. Allora Gianni, sediamo la linea a Piero, adesso ci fa vedere qualche immagine di Dalmasso. Ho fatto un piccolo video dove presento il giocatore, come diceva giustamente anche Stefano, è un giocatore longitipo, estremamente alto, come morfologia è un ectomorfo e questo lo aiuta molto nelle parate. Vediamo qui, lui è proprio per questa sua caratteristica fisica, riesce a coprire molto bene la porta, è una sorta di piovra, sia con le mani che con i piedi. Lui ha mani e piedi più lunghe rispetto a un soggetto normale. Come vediamo qui si allunga e copre uno spazio importante, toglie un bello specchio di porta all'avversario. E ha il rinvio molto lungo, anche essendo un ragazzo che praticamente non sembra che abbia una grossissima muscolatura, lui riesce a rinviare la palla anche facendola arrivare nell'area avversaria. Vedete quanto è bravo a rinviare, con che precisione rinvia. Un altro aspetto importante del calciatore è l'anticipazione motoria, quella che viene chiamata anticipazione motoria. Lui riesce a capire prima degli altri dove arriva la palla. Vedete com'è bravo ad anticipare anche l'attaccante. Lo si vede ancora meglio in quest'altra partita. Vede, è già pronto a rinviare, è un libero aggiunto praticamente. Queste sono qualità innate, ecco perché dicevo prima. Vedete qui addirittura di testa ha anche capacità cognitive, riesce a fare un passaggio. Cosa difficile da trovare in un portiere così giovane. Poi quello che più mi è piaciuto è la capacità di regia. Guardate com'è bravo a passare la palla, anche se qui ha fatto venire un patema. Zeman dirà che ha rischiato l'infarto, sì, a fine partita, dirà. Però ha fatto superare le linee di passaggio, cioè diventa importante. Vedete, cioè non, la palla non con la molta butta. Molta disinvoltura. La passa al giocatore che è libero, quindi diventa un calciatore in più per la squadra. Perché partecipa alla costruzione del gioco. Vedete, aspetta, fa arrivare e libera le linee di passaggio. Cioè queste sono cose che fa un centrocampista. Avesse avuto Guarna a questi piedi, sì, qualche anno fa, esatto. Giovanni, quindi questo ragazzo, sì. Siamo vicini a Foggia Bari, quindi è meglio non ricordarci. Quello che ammiro di più di questo ragazzo è proprio questa capacità di regia, questa capacità di giocare con i piedi. Se migliora anche... dimostra personalità e freddezza, perché puoi ripetere come l'hai descritto prima con due termini scientifici. Il dottor Saputo, longitipo e ectomorfo. Allora,
dottor Savoia, ectomorfo. Ectomorfo so è uno che c'ha... Si può dire? Non è una parolaccia. Non lo so, io vorrei capire che... C'è il busto molto allungato, cioè a forma di parallelepipedo. Allora diciamo che è il busto allungato... Non faccia gesti però, dottor Savoia. Ma questo ectomorfo, cioè per chi non lo sa, può sembrare un'offesa. No, ma avevamo un portiere che era 5 centimetri più longitipo rispetto a lui, che era Nopper. Ma il contrario che più che ectomorfo era cataplasma. Sì. Il contrario di ectomorfo qual è? Endomorfo, no, mesomorfo. Dottor Savoia, lei è mesomorfo. Sì, perché è più basso, se la metà di mesomorfo è endomorfo, so è quando è molto grosso. La mia residenza è di Foggia, cioè non posso essere... No, che cosa ha capito? Mesomorfo, vabbè, ci stiamo impelagando in un discorso un po' troppo difficile. Allora, questa settimana non ha da farci vedere nessun auto, Enzo Ricci, di Enrico Auto. Come al solito, invita a venire a visitare il salone con l'ampia esposizione. Vi mostriamo dove. Con lo spot. Auto nuove plurimarche ed un vasto assortimento di usato sicuro con garanzia di un anno e possibilità di finanziamenti. Enrico Auto, nella nuova sede sulla statale 16 al chilometro 678-850 a Foggia. Eccoci qua, e allora andiamo a vedere intanto qualche episodio alla Moviola. Salutiamo e ringraziamo Armando Borrelli perché il suo dovere l'ha sempre fatto, anche se anche questa il sera... letto di morte. Poverino, anche se in questa sera non è con noi, ma la sua mano si vede perché ha preparato tutti i contributi. Vediamo un po' che cosa è successo, partiamo dal 26esimo, c'è il primo gol annullato al Monopoli, mi pare abbastanza evidente la posizione di fuorigioco dell'attaccante bianco-verde. Ecco, qui c'è il fermo immagine, ci sembra abbastanza evidente, quindi potremmo anche non parlare di gol annullato. Andiamo avanti e arriviamo al 47esimo, c'è un intervento, ho capito perché non è voluto venire Armando, perché qui c'è un intervento su Borrelli, che non è lui, ma è dell'attaccante del Monopoli, e qui mi pare abbastanza netto l'intervento del difensore del Foggia che anticipa senza fare fallo l'attaccante monopolitano. Giusto? Bravissimo, sì. Bravissimo proprio, quindi, mamma mia. Niente, tutto liscio fino a questo punto. Passiamo al 71esimo, c'è un altro gol annullato al Monopoli, anche questo è abbastanza evidente. La posizione di fuorigioco. Ma scusami, quando eravamo ragazzi non si faceva che ogni tre gol annullati ce n'era uno? C'era un calcio d'angolo. Ogni tre calcio d'angolo era rigore. Ogni tre calcio d'angolo era rigore. Arriviamo all'86esimo invece. Il fallo di mano. C'è un presunto fallo di mano di Turchetta, però ci pare abbastanza evidente che colpisce con la spalla. È il pallone che va a battere sulla spalla. Qui poi sono partiti dei cori contro l'arbitro, ma possiamo dire assolutamente gratuiti, perché è abbastanza chiaro che il pallone non prende il braccio. E poi al 92esimo c'è un gol annullato a Ferrante, e qui invece io qualche dubbio ce l'avrei. È chiaro che non siamo nella condizione, nella posizione ideale per poter valutare, bisognerebbe essere in linea, però ecco, dal fermo immagine al momento della partenza il giocatore del Monopoli sta a cavallo, invece Ferrante sembra un po' più indietro rispetto a pochi centimetri dell'area. Secondo me col VAR questo sarebbe stato sì, però sì, l'errore lo fa Gallo perché attende molto prima di fare il passaggio. È vero. Una frazione di secondo proprio, una frazione. Poi non parliamo di quello che farà Turchetta dopo, perché poi ha fatto imbufalire Zeman. Infatti sentiamolo Zeman nell'intervista di fine gara ai nostri microfoni in esclusiva per la trasmissione Kick Off di Tiziano Richiello, che salutiamo, che va in onda prima, durante e dopo le partite del Foggia. Infatti domani ritornerà regolarmente a partire da intorno alle 21. Si gioca, a che ora gioca il Foggia domani? Alle 21, quindi 20:45, 20:50 inizierà la trasmissione Kickoff Gioca il Foggia fino a notte inoltrata, e poi chiaramente voi potete passare fino al venerdì che veniamo noi.
Sentiamo Zema. Mister, quando contro l'Andria dicevamo che c'era qualche difficoltà, o contro la Latina c'era qualche difficoltà, lì ha sempre detto che questa squadra si sarebbe ripresa. Ecco, oggi questi due risultati, quello di oggi e quello dell'altro giorno, le danno ragione? Beh, sono due risultati importanti, anche se oggi forse la partita più sofferta, anche se eravamo abituati anche all'andata, giocare, soffrire, vincere. Ha funzionato tutto oggi oppure c'è stato qualcosa che dovrebbe correggere? Vabbè, a me è piaciuta la linea difensiva che stava alta, li portava alti e poi secondo tempo abbiamo un po' sofferto perché non abbiamo attaccato bene la palla. Poi penso che potevamo fare altri due gol perché 4 contro 1 non si può sbagliare. In quel caso martedì, quando si riprenderà lunedì, cosa dirà Turchetta? Vabbè, già ne abbiamo parlato. 4 contro 1 da scuola calcio. Sì, infatti Ferrante probabilmente è un po' sicuro di fare gol, mi ha detto. Non l'ha fatto e magari poi abbiamo continuato a soffrire che non c'era più bisogno. C'è anche un portiere che da terzo si ritrova adesso a giocare, ma gioca anche abbastanza bene. Come farà poi a scegliere di nuovo il titolare quando saranno tutti disponibili? Ha fatto bene anche oggi, anche se mi stava facendo venire infarto perché la palla la deve levare prima. Eccoci qua, allora abbiamo ascoltato Zema nell'immediato dopo gara ai nostri microfoni. Possiamo dire una cosa, che tranquillizziamo Turchetta, nel senso che è accaduto anche nel passato con Kolivanov sicuro e anche con qualche altro calciatore troppo innamorato del pallone che non dava in superiorità numerica con 3, con 4, insomma di non dare di non creare quella. Beh, lì è stato eccessivamente egoista perché c'erano davvero altri tre compagni certo. Al centro dell'area. Certo. Però è successo in tempi, sì, in tempi vero, lontani vero, e Zeman... Allora, come dicevamo in apertura, questa è una puntata atipica di Zafò in quanto siamo più vicini alla gara che si deve ancora disputare che non quella già disputata, perché domani il Foggia tornerà in campo. Quindi la seconda parte la dedicheremo alla Turris, avremo anche un collegamento telefonico con un collega della Gazzetta dello Sport che ci dirà le ultime sull'ambiente lì a Torre del Greco. Ma intanto ci fermiamo ancora qualche minuto a parlare del Foggia che ha vinto a Monopoli. Fabio, che cosa ti è piaciuto di più del Foggia che ha portato via i 3 punti da Monopoli? La coppia, i due centrali difensivi, finalmente con il ritorno di Sciacca e di Pasquale si è un po' quadrata la fase difensiva. Ma diciamo, guardando alla squadra, che cosa ti ha convinto di più? Lo spirito di sacrificio, la padronanza, il fatto di star bene fisicamente? Ma la fase offensiva si faceva benino anche nelle partite precedenti, quando si è perso. Mancava proprio la fase difensiva. Peterman e i due centrali. Possiamo dire, Giovanni, che forse anche proprio la presenza di Peterman davanti alla difesa che dà anche maggior solidità alla fase difensiva, al di là dei due difensori centrali. Unirei in combinato disposto anche la presenza di Paolo Antonio. Bravo. Per la prima volta forse il Foggia, e questo lui forse ci può venire incontro, non è andato in difficoltà contro un centrocampo a 5. Di solito in questo campionato abbiamo visto che quando affrontavamo squadre con il centrocampo a 5 noi subivamo, il Foggia subiva parecchio. Non c'erano le coperture. Bravo. Non c'erano bravo. Le coperture. Invece bravo, questa Giovanni. Volta con Di Paolo Antonio, che è quasi un doppione di Peterman in determinate situazioni, però fa un lavoro molto più di copertura. Anche un Nicolao sulla fascia, benché sacrificato sulla fascia destra, dà un apporto maggiore anche in fase difensiva. Ci sono tante quadrature del cerchio che hanno fatto vedere che è un'altra squadra quella vista a Monopoli. Certo. Piero, condividi che il centrocampo adesso aiuta di più la difesa?
Io l'avevo detto già in altra trasmissione che con Di Paolo Antonio, Petterman e Garofalo soprattutto si è fatta la quadratura del cerchio, perché sono tre calciatori bravi anche in fase di interdizione e anche forti fisicamente. Avevamo detto all'inizio del campionato, ricordo quando venne Masi, dissi che quello che mancava soprattutto era un centrocampista, un uomo di peso al centrocampo. Con l'arrivo di Di Paolo Antonio si è creato equilibrio. E peso non tanto, perché a guardarlo insomma è uno mingherlino. No, a guardarlo da vicino, rispetto a Gallo. È peso morfo. In campo ti dà un'idea diversa, però in fondo non è un gigante. Cioè è magro, gigante. Però ha una struttura. Però ecco, c'ha è tostarello. È di sostanza. Ma quello che è un'altra cosa che bisogna analizzare, guardando anche la partita in particolare del Monopoli, è che il Foggia ha giocato in maniera guardinga, cioè non si è tanto scoperto, non ha fatto quasi mai la prima pressione, è rimasto racchiuso nella propria area per buona parte della gara, nel secondo tempo quasi tutta la gara, perché fino al 32esimo il Foggia non ha fatto un tiro in porta, è rimasto chiuso chiudendo le linee di pressione, ha fatto un po' il Monopoli. Aggredendo, ha fatto una partita di sacrificio, aggredendo il portatore di palla avversario e giocando proprio chiuso, stretto. E quindi le qualità di questi calciatori come Garofalo, lo stesso Di Paolo Antonio, lo stesso Petterman, sono venuti fuori. Quindi è venuto fuori un Foggia diverso dal Foggia Zemmaniano, un Foggia capace anche di sapersi difendere. Chiaramente in certe partite magari bisogna anche giocare così, quando non si è capace di contrattaccare. Quello che è venuto un po' meno, specialmente nel secondo tempo, è la qualità del palleggio, perché il Foggia non usciva fuori. Il Monopoli, grazie alla sua intensità, alla sua aggressività, ci ha messo in difficoltà. Se togliamo quelle occasioni che sono arrivate negli ultimi 10-15 minuti, praticamente il Monopoli ci ha messo quasi alle corde. Però a me è piaciuta tanto la voglia di sacrificio di questi calciatori, che si sono messi a disposizione della squadra, anche gli attaccanti. Ci sono stati momenti in cui il Foggia ha giocato 4-5-1 con un solo giocatore sopra la linea del passaggio. Quindi abbiamo visto un Foggia diverso dal Foggia solito, dal Foggia garibaldino che va all'attacco e che lascia un po' sguarnita la difesa. Però giocavi contro la seconda migliore difesa del campionato, che in casa aveva subito solamente 4 gol in tutta, ma non ci hanno fatto proprio un giocare. Gol nelle ultime 10 partite della Turris. Aveva preso aveva perso solo col Campobasso, subendone 2 in quell'occasione. Sì, sì. Quindi era una squadra molto temibile al Veneziani. Se si va a rivedere la partita, il Foggia non è mai andato a fare una pressione alto altissima. Si è sempre mantenuto a livello di centrocampo, andava ad aggredire la squadra. Però non ci sono stati neanche momenti in cui non ha subito. Ha subito quelle 3-4 occasioni che sono fisiologiche, ci stanno. Però quello che voglio mettere in evidenza è che è un Foggia diverso dal Foggia di non ha dato il timore di andare assolutamente sotto. No, ma io lo vedo come un aspetto positivo, che è una squadra che sa anche difendere, che non sa solo attaccare. Noi l'avevamo visto già da Messina, perché abbiamo sempre detto che Zeman è bravo nel fare la fase offensiva e non quella difensiva. Invece abbiamo visto un Foggia che tatticamente e come atteggiamento ha avuto un atteggiamento che adesso la squadra riesce a stare un po' più corta, se ne giova anche il fuorigioco, no? È chiaro, che riescono a farlo bene, proprio perché ci sono 5, fanno una linea a 4 o 5 di seconda pressione con i centrocampisti e una linea a 4 di difesa. Un'altra nota lieta che mi piace sottolineare è Garofalo, che era partita assolutamente riserva, infortunio di qualcuno, ma adesso secondo me è proprio un calciatore che piace molto a Zemaniano. Esatto, perché proprio fa quel lavoro di aggressione al portatore di palla. Ed è bravo anche poi nello spazio, inserirsi. Tante volte forse il centrocampista è più pericoloso che noi abbiamo. E poi ha due polmoni d'acciaio. Guarda Lello. Questo ce l'ha portato Ezio. Diciamo che Garofalo è il nostro fiore all'occhiello. Capuano l'ha portato Garofalo. Da Avellino, sì. Guarda Lello, il fatto che noi fino a prima della gara con il Messina stavamo in tanti, abbiamo letto, sentito, ascoltato, ma ormai Zeman è così, ecco lì. E noi la settimana scorsa io ho ribadito, e l'abbiamo ribadito più volte, che Zeman giocava senza Petterman, che è un giocatore, per quanto possa essere anche un po' discontinuo nell'interno della stessa gara, ma è fondamentale. Perché Petterman per 4 gare è stato squalificato, cioè 3 prima e una dopo, e quindi non abbiamo giocato
dalla ripresa del campionato a gennaio senza i quattro difensori con i quali abbiamo cominciato la stagione. Poi è venuto a mancare, quindi, Ferrante. Poi è venuto a mancare anche ancora Ferrante. Ancora non è al meglio Ferrante, e quindi dopo il Covid. Io non so chi si, cosa pensavano, che Zeman trasformava il ragazzino in Ferrante o faceva la moltiplicazione del pane. Ma mister, mi dica la verità, poi quel gesto che lei ha fatto a fine gara era rivolto proprio a qualcuno che l'ha denigrato in questo periodo? Ci dica allora, la verità. Io intanto quel gesto che cosa significa? Cercava il pallone? È un gesto che fanno calciatori, arbitri, tutti quanti nel rettangolo di gioco per indicare la palla. Ah, ecco, quello. Poiché non era un gestaccio. Non era gestaccio, perché dipende dall'inclinazione delle mani. Ah, ecco. Una inclinazione significa il pallone, un'altra inclinazione significa qualcos'altro. Poiché avevano parlato di fortuna, parlo in maniera educata adesso. Ha sorpreso un po' tutti. Cioè, e allora io ho risposto che ci può anche essere fortuna, perché il pallone, perché come fai è rotondo, a trasformare visto che non le distanze c'erano, se tu dici calcio, come lo fai a identificare? È giusto, invece, quindi il gesto era il pallone assolutamente è questo. Tranquillo. Vabbè. Michele, che chiave di lettura dai a questa seconda vittoria consecutiva del Foggia? Beh, direi che prima di tutto la cosa fondamentale è che normalmente due vittorie di seguito è sempre molto difficile farle, e quindi questo significa grande recupero nella fiducia nei propri mezzi. E questo tra l'altro parlavamo di un filotto di partite, sembravano proibitive rispetto a quelle perse con le squadre di sotto, invece a proposito di quello che dicevamo prima, esatto, che adesso si sta ribaltando il discorso, sta saltando veramente il... Palermo e Monopoli, pensare di fare bottino pieno insomma era impensabile, no? Sinceramente, devo dirti la verità, proprio stasera mi sono sentito col direttore generale del Palermo e io gli ho detto: ma guarda che ti ho visto contro il Foggia e mi aspettavo di più, onestamente, al di là della buona prestazione del Foggia mi aspettavo di più dal Palermo, almeno come biglietto di presentazione. La sua risposta è stata: guarda, io non so che dirti, il nostro campionato sta andando così, ma è un campionato però che riguarda un po' tutti. Se vedi le nostre partite in casa, ha detto lui, noi siamo primi in classifica, se vedi le trasferte siamo retrocessi diretti. Quindi è un campionato stranissimo e devo dire che mi trova completamente d'accordo. Per rispondere alla tua domanda, la doppia vittoria significa comunque, non dobbiamo vedere soltanto il fatto di aver vinto, bisogna vedere anche come si è vinto. Si è vinto convincendo sia contro il Foggia, che al di là delle occasioni che il Monopoli innegabilmente non avrebbe non potuto avere, perché è una squadra solida, quadrata, che sta facendo un ottimo campionato, quindi avrebbe comunque creato delle situazioni importanti. Ma la cosa che mi è piaciuta, devo dirti la verità, nell'arco complessivo della gara, è l'approccio che c'è stato, la maniera di stare in campo, nell'ambito della collettività, al di là delle situazioni individuali. E io lì vedo una crescita anche da alcuni vista personale, della personalità. Ma certo, ma quello va di pari passo a questo punto. Nel momento in cui tu sei tranquillo, acquisisci fiducia, la tua personalità si impone anche di più e si afferma in campo. Ma ho visto anche, e questo è un dettaglio non da trascurare, che fisicamente, effettivamente, è un Foggia diverso rispetto a prima. Vero. Vedremo che succederà, perché se l'andazzo del campionato adesso è di sorprese su sorprese, ne vedremo delle belle, perché ogni giornata ne presenterà qualcosa di nuovo. A Michele vorrei chiedere... Corriere di Zafò, titola... Come titola? E Zeman Langhe a 4.0? Secondo te sì. Possiamo cominciare a parlare di Zeman Langhe 4.0? Sì, possiamo cominciare a parlare di Zeman Langhe 4.0. Si comincia a vedere insomma il lavoro del mister? Beh, è normale, perché innanzitutto si ritrova una rosa molto più completa. Noi abbiamo sempre parlato fino a Natale che il Foggia aveva bisogno di un po' di inserimenti e completare la rosa. E questo è avvenuto, perché insomma gli ingressi di Paolo Antonio,
Vabbè, Turchetta credo che Turchetta è un bel giocatore da dimostrare. Nicolao, insomma, Rizzo che sta crescendo di partita in partita, quindi io dico che noi avevamo fatto il primo step, costruito la squadra ad agosto, tra luglio ed agosto. Adesso il secondo step a gennaio. È una squadra molto più completa e quindi Zeman ha molti più elementi su cui lavorare. Chiaramente, nonostante la sfortuna degli infortuni, del Covid e quant'altro, io non ricordo a memoria, non so, aiutami Michele, ma o Giovanni, insomma, una squadra che perde due portieri su tre. Sì, in effetti in altre stagioni avremmo voluti perderli. E invece sono arrivato. Si riferisce alla stagione, immagino. Ma anche quella di Ivanov e Santarelli. Alla poi le successive. 3.0, allora andiamo a vedere l'azione più bella. Non sono d'accordo con l'amico carissimo. Non sei d'accordo su che cosa? Zemalandia punto 4. No? In che senso? No? Nel senso che Zemalandia, se intendiamo Zemalandia come calcio spettacolare, come calcio pirotecnico, no, come qualcosa, gioco organizzato. Come gioco organizzato, non è mica solo Zemalandia che è organizzato. Voglio dire, il Foggia sicuramente fa un gioco molto più equilibrato, molto più tendente al risultato, l'abbiamo visto con la gara di ieri, però quel calcio che abbiamo visto tanti anni fa, no, e anche 10 anni fa, non lo rivedremo più, ma perché è cambiato il contesto. Oggi si gioca sull'intensità, sull'aggressività, quindi quel calcio... Ci vogliamo mettere anche una qualità diversa degli interpreti? Anche una qualità sicuramente. Perché parliamoci diversa. Chiaro, anche nella terza, nella Zemalandia 3.0, c'era Insigne, però c'era Saulo. Oggi bisogna dire che abbiamo... Non è semplice azzeccare. Esatto, tutto oggi, il rispetto, voglio oggi dire. Mi inchino davanti a Zeman perché ho visto un Zeman che ha cambiato anche il suo modo di pensare. Oggi vede una squadra più equilibrata, che non guarda solo la fase offensiva, ma che sta anche attenta a quella difensiva. Però devo dirti quindi una un cosa, più maturato. Piero, devo dirti che io ho notato, poi magari mi sbaglierò, ma anche un miglioramento dal punto di vista della tecnica individuale, cioè ho visto meno errori tecnici rispetto alle partite precedenti, rispetto alle giocate, cioè prima sbagliavano, la giocata semplice in maniera banale dal punto di vista tecnico, anche dei fondamentali, certo. Invece nelle ultime gare ho visto un miglioramento notevole. Si è elevato il livello tecnico con Peterman, Nicolao e compagnia di Paolo Antonio, sono calciatori che nel fraseggio, nella tecnica individuale sono cuore più bravi. Del campo. Sono più bravi, oggi vediamo anche un Curcio che gioca più dentro meno là. Fuori. Ecco, esatto. Questo è un altro aspetto importante. È un aspetto fa quasi il trequartista adesso. Adesso fa proprio quello, praticamente sì, se vediamo, poi le vedremo nelle migliori azioni, ha fatto anche la punta. Beh, nel gol di Peterman, Curcio l'ha costruito, allora, perché ha preso il punto. Allora, il gol di Peterman, che è un'ottima esecuzione, però ragazzi, è impensabile far arrivare al limite dell'area un giocatore totalmente solo a calciare in maniera così libera, quindi l'errore difensivo non può non essere evidenziato. L'abbiamo fatto noi a Potenza. L'azione più bella allora, di questa Allora, io le azioni ne ho prese due, quella del gol e quella che la precede. E allora questo basta di belle. Basta di belle. Le azioni più belle, come facciamo? Ecco, quella prima, quella del 23esimo, a me è piaciuta tanto perché c'è una riconquista del nostro difensore centrale, la palla va di Paolo Antonio che va a creare la catena 3, si inserisce benissimo Rizzo, vediamo che Russo, Curcio, fa da sponda, fa il triangolo con Rizzo che prova la giocata a segnare. La seconda azione è quella del gol, vediamo c'è sempre di Paolo Antonio che praticamente gioca sulla fascia, passa a Ferrante, qui è Ferrante che si sposta, che fa il terzo della catena, mentre Curcio fa il centravanti vero e proprio, protegge la palla, la passa a Peterman. Quindi sono due azioni costruite, create, studiate, proprio azioni grande Curcio. Allora ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, salutiamo naturalmente Di Vella e poi avremo il collegamento telefonico con il collega Giovanni Aruta della Gazzetta dello Sport che ci dirà qualcosa sulla Turris.
Da 130 anni creiamo emozioni. Per noi di Divella, le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo, dal 1890, tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Perché dai tempi del nostro primo mulino, la nostra passione è rimasta quella di allora. Divella, passione mediterranea nel mondo. L'azienda Sud Revisioni di Foggia garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000. È specializzata nella revisione di auto e moto. L'azienda si occupa anche di ricariche di aria condizionata e di assistenza meccanica. Si è specializzata nell'installazione di impianti GPL e metano, diventando un centro autorizzato Landi Renzo, marchio leader per quanto riguarda l'energia alternativa delle auto. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Pizzeria Ristorante anni 50. Il buon gusto, i sapori e le tradizioni gastronomiche di una volta. Pizzeria con forno a legna e ricca antipasteria. Locale ammaliante ed accogliente, gestito a livello familiare. Ristorante Pizzeria anni 50 a Foggia, in via Portogallo 42, zona Macchia Gialla. Telefono 0881 639 624 o 328 54 299 59. Carni Affini Gourmet e Hamburgeria Gourmet a Foggia. Da Euronics più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti. Matteo Latorre, storia di un imprenditore, il libro che racconta la vita di un foggiano innamorato del lavoro. È disponibile nei punti vendita Euronics, nelle librerie e online. E allora adesso attiviamo il collegamento telefonico con il collega Giovanni Aruta della Gazzetta dello Sport. Credo che sia già in linea. Giovanni? Ringrazio, buonasera anche ai telespettatori, insomma da Torre del Greco diciamo è tutto quasi pronto, una partita molto importante per entrambe, diciamo che praticamente fra 23 ore le squadre scenderanno in campo. Che aria tira a Torre del Greco? Oggi sono apparsi parecchi striscioni in città per sì, incitare il pubblico. Un'aria, è un momento verità, Torre del Greco si stringe intorno alla Turris, chiedono che tutti a fuori domani sera alle 21 contro il Foggia. Una squadra che è partita soldina, poi ha fatto un grande campionato fino al giro di andata, poi da 5 turni e 5 sconfitte. Febbraio nero, perché a febbraio praticamente ha sempre perso. Sì, e quindi diciamo è un momento delicato per la squadra di Bruno Caneo, anche se la formazione diciamo è un po' particolare, in effetti stamattina diciamo Torre del Greco si è svegliata attraversata di striscioni biancorossi, esposti dal tipo organizzato con l'unico obiettivo chiamare a raccogliere la città in un momento delicato che domani sera con il Foggia il tema. Una partita che vale molto, più dell'ennesimo scontro diretto in chiave playoff, visto che la Giulia sta vivendo uno dei momenti peggiori
dell'Antonin C, simile a un crono registrato lo scorso anno, prima dell'avvento di Bruno Canero. Sono cinque le sconfitte consecutive rimediate dai rossi, che però non hanno compreso la possibilità di spaziamento storico, e l'obiettivo ovviamente sono i playoff, anche se in Foggia in questo momento è a nono posto, anche lei, anche la squadra di Zema ci sta. In questo momento i tifosi chiedono sempre la distanza del pubblico di casa per porre fine alla crisi. Senti, ma Giovanni, ma secondo te è a rischio mister Caneo? Ma nel calcio mai dire mai, cioè com'è possibile avere a rischio? Cinque partite, penso che un'altra società già avrebbero cambiato il tecnico. Qua non l'hanno cambiato, al di là che diciamo ha una buona esperienza, una buona capacità, però credo che contro il Foggia domani sera sia fatale, insomma, sia importante. In caso di sconfitta credo inevitabile che sono il futuro Caneo. Bene, noi ti ringraziamo Giovanni per questo tuo prezioso intervento, grazie mille. È stato un piacere e auguro buona serata agli amici del Foggiani e che domani sera a Liguori ci sia una partita di tutto rispetto. Grazie, buona serata Giovanni, grazie a Giovanni Aruta della Gazzetta dello Sport. Adesso proveremo a conoscere meglio la Turris attraverso una match analisi di Piero Colangelo, una curiosità, ogni tanto ci arriva qualcosa dal passato che riguarda proprio la Turris, ogni tanto arriva qualche sfoglietta che riguarda insomma, i nostri antenati di due anni fa, è arrivato insomma, un'altra cosa da pagare all'attuale società che riguarda il 2019 per un incasso non riconosciuto alla Turris in una partita di Coppa Italia, poche centinaia di euro, devo dire, che non l'abbiamo e poi leggo le interviste sui giornali di grandi risanatori di società che poi, vabbè, poi vanno via e lasciano le macerie. Lasciamo perdere. Uno non li riconosce perché gli deve dare. Vabbè, poi intanto il tribunale gli ha detto che avevano ragione. Posso fare i complimenti a Piero? Perché noi la puntata scorsa era prima di Foggia Palermo e lui ci ha spiegato in maniera dettagliata come avrebbe giocato il Palermo, le difficoltà difensive del Palermo e che sostanzialmente era ottimista come me, perché io sono per natura, insomma, sulla gara del azzeccato veramente tutto. Bravo Piero. Che ce l'abbiamo fatta. No, non è semplice perché poi insomma visto la situazione... Voglio solo ricordare che febbraio per la Turris è stato un mese nero, 5 sconfitte, praticamente hanno subito, io qui c'ho un po' di 14 gol subiti e solo 3 fatti, quindi davvero uno score disastroso, speriamo continui anche domani. Andiamo a vedere la probabile formazione. Sì, e poi sì, in effetti uno dei migliori attacchi del girone, nonostante i 3 gol fatti, adesso stanno peggiorando molto la difesa. Certo. No, se parte... Vediamo se parte. Ecco. Intanto manca squalificato per misura per 5 giornate Salvatore Longo, che poi era la punta, una delle punte migliori, forse la migliore insieme a Giannone della Turris. Ho provato a fare una formazione, ma chiaramente è una formazione molto indicativa perché sappiamo che c'è una sorta di turnover e poi la prestazione che la Turris ha fatto a Palermo è veramente sconvolgente, quasi, conoscendo poi questa squadra, quello che ha saputo fare a Foggia nell'andata o comunque nel tutto in girone di andata, conoscevamo una squadra aggressiva che faceva un gioco intenso, che fattiva con grande rapidità, che metteva in difficoltà qualunque squadra. La squadra che sta giocando le ultime partite sembra abbia avuto un crollo soprattutto mentale oltre che fisico, e la partita di Palermo lo sta a testimoniare. Adesso vedremo alcuni errori proprio di questa squadra, quindi fa un 3-4-3 tipo gasperiniano, diciamo così, anche perché Caneo è stato un allievo con Gasperini, sì. E quindi più o meno si rifà ai suoi principi di gioco. Vediamo un po'
una prima cosa che ho notato è la lentezza con cui questa squadra, che già perdeva 1-0, si riposiziona per ripartire e per tentare il pareggio. Ecco perché parlo anche di una crisi a livello mentale, sì. Il portiere ha la palla in mano e quindi sta aspettando che la squadra si riposizioni, che qualcuno si smarchi, ma non trova nessuno, fa anche il gesto, come per dire, a chi la do. E tant'è che decide. Quasi due in mano, in questo caso. e quindi praticamente alla fine decide per un lancio lungo, quindi aspetta ben 17 secondi per fare questo lancio, e chiaramente la palla va al Palermo, che si era già ben riposizionato. Quindi questo è già un segnale molto, molto, molto negativo per questa squadra. Vediamo che comunque è una squadra che attacca a pieno organico. Le tre punte vanno a fare densità in aria e tutti accompagnano l'azione offensiva. Vediamo qui Ghislandi, che sarebbe l'esterno, il quinto di centrocampo, che praticamente fa la giunta, i due mediani centrali, che praticamente stanno a supporto delle tre punte. Quindi vediamo che praticamente un po' come Gasperini, quando la squadra attacca, attaccano in massa. Però chiaramente poi si espongono al rischio di contropiede. Sappiamo che la Turris, soprattutto in casa, molte volte subisce delle sconfitte anche inaspettate. Vediamo che come la squadra di Gasparini e come fa la stessa Inter, vediamo qui il numero 6 è il Braccetto, che diviene un'ala aggiunta, quindi anche il difensore centrale partecipa attivamente all'azione offensiva. Molte volte col Palermo hanno tentato il lancio lungo, la spizzata per Santaniello, uno che il Foggia aveva anche richiesto, che è molto alto, molto forte di testa. Hanno giocato molto sulla seconda palla, quindi quell'identità di gioco l'hanno un po' persa. Mi fermo un po' su Sbraga, mi sono anche un po' divertito. Mi sono anche un po' divertito che l'ho chiamato il Markic della Turris. Vediamo che cosa combina. Questo sarà divertito Markic. Questo calciatore è stato acquistato dall'Avellino, quindi era un calciatore abituato a giocare con la linea bassa, e quindi si trova a dover giocare a ridosso del centrocampo, e ne ha combinate col Palermo di tutti i colori. Qui addirittura spezza la linea, vediamo, si porta dietro la punta, non doveva farlo. Poi nel momento in cui noi interviene con il ritardo sulla punta, poi la punta, che è Brumore, addirittura se lo perde, e quindi Brumore praticamente tira un calcio di rigore in movimento. Quindi un errore gravissimo. Non parliamo poi dell'autogol che ha fatto, che secondo me voleva rimandare la palla di testa e la ficca nella propria porta. Questo mi ricorda Nicolai del Cagliari. Qui proprio sbaglia completamente l'intervento. Tant'è che questo calciatore è stato sostituito alla fine del primo tempo, ma ripeto, parliamo di un calciatore di una certa esperienza, che ha fatto tanti anni di Serie C, che però non si trova in una squadra che difende alta. Vediamo come nelle transizioni offensive sia una squadra che lascia tanto spazio, l'abbiamo visto, e purtroppo proprio in questo momento di crisi tecnica, atletica e anche mentale, questa squadra concede tanto spazio. Vediamo addirittura una difesa svagata, vediamo che il Palermo fa tre passaggi, quasi gioca a flipper e poi segna, senza che con tanti difensori nessuno riesca ad intervenire, quindi a dimostrazione di un momento particolare crisi. Sono reattivi. Speriamo che questa crisi non... Allora, noi ricordiamo che all'andata il Foggia ha perso 2-0, però ci piace ricordare che l'anno scorso invece il Foggia andò a vincere 3-1. Grandissimo gol di Curcio. Con due gol di Curcio, un secondo bello di Curcio. E andò a vincere. Lo score è a favore del Foggia in quattro precedenti, tre vittorie per i foggiani e una per i torresi. Tra l'altro la prima vittoria, insomma, di un po' di anni fa fu grazie a un gol di Costante Tivelli, grande bomber di quei tempi. L'arbitro sarà Lovison di Padova. E allora andiamo a vedere anche la probabile formazione del Foggia, anche se con le partite così ravvicinate. Allora, della Turris abbiamo già visto quella preparata da Piero. Questa è la probabile formazione invece del Foggia, che è praticamente la stessa di Monopoli, ma è facile ipotizzare che ci sia un minimo di turnover da parte di Zeman. È tornato Rocca fra i convocati, sì. L'unica novità rispetto a Monopoli. È l'unico recuperato, diciamo, di quelli che sono fuori da un po' di settimane, ma in linea di massima crediamo possa partire
dalla panchina. Non so se siete d'accordo su questa che formazione, vabbè, chi lo vuoi, può dire. Vuoi sapere il mio pensiero? Forse. Secondo me potrebbe giocare anche Turchetta. Al posto di chi? Il Curci. Per punizione. No. Perché è chiaro che c'è stato l'episodio del mancato passaggio. Sì, ma al posto di chi? Io credo al posto di Merola. Quindi dovrebbe Merola giocare dalla destra? Se guardiamo bene i movimenti di Merola, Merola sta diventando fondamentale nel gioco. Sì, di Foggia. Finalmente ha capito quali sono i movimenti. Perché le caratteristiche ce li ha lui per farlo. Sì, soltanto che all'inizio ha avuto un po' di difficoltà. Voglio dire, nel Foggia era la punta centrale che rientrava. Lui gioca quasi da trequartista, si viene a prendere la palla, mi viene a legare il gioco, quindi sta diventando fondamentale nel gioco di Zeman. Secondo me è difficile che lo cambi, magari non si fa vedere tanto in zona tiro, in zona gol, però fa un lavoro. Ma non ti è importante. Sembrato invece Ferrante un po' troppo isolato a Monopoli? Ma perché Ferrante si trova in mezzo a tre difensori, però proprio per questo. Però io ho visto un calciatore che si stava che ha lottato su ogni pallone. No, ha lottato, dico, ma non ti è sembrato troppo isolato dagli altri giocatori? E c'è Curcio che gioca a fianco, diciamo, dovrebbero fare entrambi densità al centro, però probabilmente non è bastato, ma ripeto, bisogna anche tener conto della forza difensiva del Monopoli. Cioè, consideriamo anche una cosa, che noi dobbiamo giocare anche la partita sabato, il derby col Bari. Abbiamo giocato anche domenica, sabato voglio dire, giocheremo domani, quindi ecco perché l'alternanza abbiamo la fortuna di avere più attaccanti anche di buon valore, di ottimo valore, insomma Curcio, Turchetta, Ferrante, Merola, Vitali, quindi insomma io dico che Zeman probabilmente ci sorprenderà. Fabio, ma secondo te il fatto che venga da 5 sconfitte consecutive è un fatto negativo o positivo per il Foggia? Non lo so. Bisogna vedere come approcciamo. Perché adesso magari la voglia di riscatto, non so, anche tutti questi striscioni in città per incitare la squadra. Bisogna vedere come approcciamo. Aspetteremo un ambientino, troveremo un ambientino piuttosto. Speriamo che fanno un approccio all'arrembaggio in maniera tale che così noi in contropiede riusciamo a fargli del male. Poi. Allora, tu hai avuto anche esperienze di dirigente nel mondo del calcio, a livello dilettantistico, vero? Niente di importante. Come avresti gestito un periodo come questo, 5 sconfitte? Parlo della Turris, naturalmente. Che cosa si può fare per dare una scossa all'ambiente, alla squadra? Vabbè, in questo caso l'allenatore della Turris l'anno scorso fece un mezzo miracolo. E fece esattamente il contrario. Da quando arrivò lui, la squadra di riconoscenza. Proprio di questi tempi. Sì. Perché anche l'anno scorso la Turris, grande girone d'andata, il girone di ritorno cominciò malissimo, poi arrivò Caneo e riuscito a salvare. Salvarla proprio alla fine. Una certa riconoscenza deve essere garantita a questo allenatore, anche perché francamente durante il girone di andata la Turris faceva un calcio spettacolare, sì, soprattutto fuori casa, però fuori c'è casa. Da dire che nel mondo del calcio la riconoscenza è una merce rara, è vero. Ma io ne so qualcosa. C'è un fattore statistico da considerare, sì. Prendete la Foggia quest'anno non ha mai vinto, pur allenandosi tutto il campionato sul campo sintetico, non ha mai vinto sul sintetico, ha preso solamente 2 punti a Picerno e ad Avellino, per il resto ha perso, ha subito anche parecchio, da considerare che poi invece il campo di Torre del Greco è quello di ultima generazione, il sintetico di ultima generazione. Più vicino al campo di erba naturale. Quasi naturale. Di erba naturale, che potrebbe favorire il palleggio. Sembra se meglio del campo di patate di Monopoli. Sì, domani è previsto vento forte in tutta la penisola, quindi va bene il Foggia che gioca a palla a terra. Sì. I lanci lunghi possono essere molto penalizzati. Se uno lancia da Torre del Greco credo che va a finire sul Vesuvio. Ecco perché pure l'ambientino, però poi c'è questa perturbazione che passa, che raffredda gli entusiasmi. In vita guardatevela a casa, non venite allo stadio, non andate allo perché stadio. C'è troppo vento, quindi insomma. Allora vediamo questo turno che in pratica è il recupero della terza giornata di ritorno, che prevede Messina-Monopoli, Campobasso-Monterosi, Latina-Avellino, Bari-Picerno,
è un'altra brutta gatta da pelare, secondo me, per il Bari. Sì, Picerno in forma. È in un periodo di forma. Catania, partita facilissima con la Paganese, mi permetto di dirlo. Juve Stabia Vivonese, Potenza Catanzaro, Turris Foggia, Francavilla Fidelis Andria e Palermo Taranto. Sei d'accordo che il Catania contro la Paganese, insomma, avrà vita da fare? No, vabbè. Non tanto. E allora, prima di chiudere, una parentesi, perché so che Fabio Spadaccino è anche molto appassionato di basket, credo lo stia seguendo, la cestistica San Severo. Un giudizio su questa stagione? Poche volte, quest'anno sono andato poche volte al Palazzetto, però devo essere sincero, l'anno scorso, dopo aver sofferto fino all'ultima giornata, quest'anno San Severo si sta togliendo delle bellissime soddisfazioni. Quindi hanno fatto una buona squadra, hanno indovinato gli americani, perché c'è Sabin che è veramente un grandissimo acquisto e una grandissima scoperta. E hanno fatto una bella squadra, quindi speriamo fino alla fine del campionato di raggiungere un bel risultato. Noi naturalmente la seguiamo da vicino, come tutto il basket della provincia di Foggia, grazie a Tutto Basket, alla trasmissione di Pino Pistillo, che va in onda il martedì sera e che chiaramente domani sera non può andare in onda perché c'è kick-off, gioca il Foggia, per seguire la trasferta del Foggia a Torre del Greco. Detto questo, siamo ormai in chiusura. Il tuo giudizio su una squadra così ferita come la Turris? Beh, mi aspetto una reazione. Possiamo dire il peggior avversario che potesse incontrare il Foggia in questo momento? No, il peggiore no, perché ce ne sono altri che potrebbero essere peggio da incontrare. No, ma ritengo che comunque non sia il momento migliore per incontrare la Turris, perché o muoiono del tutto e quindi vanno a picco, oppure ci provano ad avere una reazione sostanziale. E qui mi aspetto una gara di questo profilo. Mi aspetto una gara maschia, una gara agonisticamente molto valida. E poi bisognerà vedere con quale approccio sarà quello la gara che intenderà proporre il Foggia, perché le possibilità sono sia di aspettarli per prendere in contropiede, ma questo è un po' contro natura, certo, per quanto riguarda la mentalità di Zeman, certo, e del Foggia, certo, oppure andarli ad attaccare, e lì l'agonismo può creare quella situazione che ti può mettere in difficoltà. Fondamentalmente mi aspetto una gara ad alto ritmo, con un forte agonismo in campo, finalizzato al tentativo di venire fuori. Speriamo che continuino a tenere le polveri bagnate, come si diceva una volta, gli attaccanti, visto che dopo il Bari è praticamente l'attacco più prolifico della Serie C con 43 gol. Ma devo dire, nel frattempo il Foggia è salito al quarto posto per gol fatti con 41 reti. Vedi, sembrava che non segnasse, però alla fine invece segna, perché 41 gol significa il quarto miglior attacco dopo Bari, credo, Catania e Turris. E a pochi gol dal Bari, insomma, roba, mi pare 5-6 gol. Sì, vabbè, sì, ma ultimamente il Bari non è che ne sta facendo tanti. Foggia 42, il Bari 46 gol. Sì, certo. Sì. Vedi, la differenza tra il Bari e il Catanzaro, qual è? Il Catanzaro con un golletto vince la partita, perché ha la migliore difesa del campionato, sì, soltanto 16 gol. Il Bari invece ha il miglior attacco. Il Catanzaro, quindi, è una squadra solida, organizzata, concede strutturata, poco. Sì. Tiene bene occupa bene lo spazio sul terreno di gioco, non concede facilmente agli avversari la possibilità di poterla attaccare per farle male, e ritengo che sia veramente in questo momento la vera outsider. E ti dico anche questo, che secondo me, se il Bari dovesse avere un ulteriore passo falso, si apriranno scenari incredibili. Beh, come dicevamo, rispetto a qualche... il 13 marzo c'è lo scontro diretto, se lo vince il Catanzaro, a guardare il calendario, le ultime tre partite del Bari sono
difficile, perché sono tutte squadre di alta classifica. No, poi ricordiamoci, quando c'è inizia il derby, la tensione, c'è il derby sabato. Però vedi un po', cioè, le... per qualcuno sarebbe bello, ecco, che il Foggia togliesse il primato del campionato al Bari, sarebbe una grande soddisfazione. Però vedi molte volte le porte scorrevoli di alcuni giocatori che sono venuti a Foggia e non sono tanto amati dalla piazza, poi vanno a Catanzaro, e mi riferisco a Martinelli, diventano capitani e diventano anche l'assi portanti della migliore difesa del campionato. Beh, comunque Martinelli in Serie C ha fatto un grande campionato anche qui. Anche a Messina. Sì, no. Il problema in Serie B, ecco, forse la sua dimensione è la Serie C. Il problema è quello che è accaduto a Verona. E non solo a Verona. Ci sta qualcun altro pure che gioca a Catanzaro, gioca a Bari. Era Serie B. In Serie da quando è andata a Bari, il Bari ha preso il capo a Bascio, come dicono i poeti. No, ma è stata una coincidenza. Una casualità. No, una casualità. No. Noi siamo galantuomini. E allora finiamo qui ricordandovi gli appuntamenti del palinsesto di Foggia TV in questa settimana, stravolto come al solito perché c'è la partita infrasettimanale, scenderà in campo domani sera alle 21 il Foggia, quindi di conseguenza potrete seguirci con Kick Off, gioca il Foggia a partire dalle 20:45, 20:50, Tiziano Erichiello e i suoi ospiti fino al dopogara, con le interviste in anteprima e in esclusiva ai microfoni di Foggia TV da parte dei protagonisti del Foggia e anche, perché no, degli avversari. Poi mercoledì torna Antonio Villani con la sua Spazio Dilettanti, sempre in tema di sport. Venerdì solo Foggia con Giovanni Vigilante, Alberto Mangano e Mimmo Attini, e poi sabato di nuovo Kick Off, perché il Foggia poi ritornerà in campo nel grande derby contro il Bari a partire dalle 18:30 di sabato. Grazie a Piero Colangelo, stasera ha fatto gli straordinari perché ci ha fatto vedere di tutto. È sempre un piacere. E con te ci rivedremo sicuramente lunedì prossimo per la prossima puntata di Zafo. Grazie anche a Stefano. Anche sabato Pucci. Starò pure da Tiziano. Da Tiziano? Gliel'ho promesso e quindi cercherò di mantenere la parola. Però non lo abituare troppo bene, io poi sono un po' geloso. Salutiamo Tiziano. Grazie a Stefano Pucci. Grazie a Michele Ruggero per essere stato con noi. Grazie a voi. Com'è stato questo esordio a Zafo, Fabio Spadaccino? Bello, divertente. Ti sei trovato bene? Sì, bene. Perfetto. Allora, ci sarà sicuramente qualche altra occasione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Giovanni Vigilante, che restituiamo naturalmente al tridente formato da lui, Alberto Mangano. Adesso voglio vedere come con Alberto Mangano. Dopo che ho detto che era lui il protagonista. No, mi raccomando, venerdì, puntata prima del derby, quindi... Ma mi dicono che molto probabilmente tu non ci sarai venerdì. Non lo so. Non so la reazione di Alberto Mangano e Mimmattino. Il problema è che se manco io poi... Vedi? Stai aggravando la tua situazione. L'ho detto apposta. Buona settimana a tutti e soprattutto per domani, Zafo. Ciao. Il programma è stato offerto da... Gillette Gioielli, Corso Vittorio Emanuele, Foggia. Erika Auto, strada statale 16, chilometro 678-850, Foggia. Sud Revisioni, via Batti 1, Foggia. Divella, passione mediterranea. Coffee Shop, via Rosati 10, Foggia. Auto di Carlo, la città delle automobili. Anni 50, ristorante pizzeria. Astra Servizi. Da Dario, blindati su misura. Legno Service, perché e biocamini. Carni Affini Gourmet e Hamburgeria Gourmet a Foggia. Da Euronics più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
zafo. Assimo tutta quanta ma canta. Zafo, 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 zafo. O campa che se no che fina fa. Zafo, 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 zafo.